Sono contento di aver conosciuto questa via, con questa parte storica, ma finalmente sto andando a prendere la macchina, la quale ho terminato di caricare questa mattina e adesso cambio appartamento. Meno male, non ce la facevo più a star là sopra. Ce la facevo più, ero al limite. Guarda, mi perde ancora un po'. Maledetta. Stellina, scusa, no, non ce l'avevo con te. E come ti hanno fatto? Sto andando col gas adesso. E ultimamente sto usando tutti i giorni la macchina perché vado al lavoro. Qui è il nuovo posto dove abito. E ecco, allora qui c'è il materasso. E certo che no, questa qui è la zona se per caso voglio dormire. Adesso ovviamente no, perché sono... Ah, ecco, ho messo questi. Capito? Così dall'esterno non si può fare lo slide del window. Capito? Questo qua blocca lo slide. Capito? Un pezzo, no? Di metallo che così blocca lo slide. E, ecco, mettendo una sorta di cassa, no, cassa, come si chiama, una base di legno rialzata per stivare questo, non sarebbe poi una brutta idea. Non sarebbe, ecco, una brutta idea. Gli metti sopra il materasso una base rialzata al fine che possa stivare alcune borse, la borsa frigo o altre piccole cassette con delle cose, non sarebbe una brutta idea, ma non il fatto di camperizzarla nella sua, come dire, totalità, giusto per avere, come dire, un po' più spazio una volta che tu metti il tuo materasso sopra questa cassa asse, no? A questo asse, sotto stivi, e sopra gli metti, sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa, capito? Bonjour, ça c'est tout, capito? Nient'altro. Vedi? La ruota continua a togliersi, l'ho già legata ma si smuscia, e quindi adesso la devo risistemare un'altra volta. Qui ho un po' di cose da portare via, altre minimalista da eliminare e direi che tutto va per il meglio. E se, solo la ruota che ogni volta mi dà un po' di
come dire, fastidio. Oh, cielo, una vite che si sta svitando. Shit. Devo avvitarla in immediato. Shining. Questo è l'appartamento con il bagno, la doccia, la terrazza e la vista su Mont Richard. Adesso bevo una birra, una Perrier con un sandwich e finalmente ho una vista. Tutto nuovo. Una bella doccia. L'umidità per questa macchina è un toccasana, ma proprio come mi sento bene quando è tutto umido. Ah sì, come godo. Sì, lei è contenta. Più c'è umidità e più lei sta bene. Capito? È proprio il suo habitat l'umidità. Guarda, non si vede, ma... Il colore piano piano va a, come dire, attenuarsi, come dire, piano piano si moscia, no? Lei me lo dice, I love humidity. Non me lo dice, io lo traduco, ma... Comunque, it's ok, dai, va tutto bene. Mi ha portato fino qua, en France, sono contento. Con una hall. Questo risale agli anni E '60. adesso hanno lasciato la hall così com'era. No? Di fronte ci sono altri residence, hanno lasciato la hall così com'è, ascensore, bagni, zona per le poste e qui un ristorante, oramai non più in uso. Direi che è un'ottima zona, qui c'è un altro ascensore, un'ottima, sembra un po' Shining, no? Non so se vi ricordate la scena al bar? Però diciamo che I would say beautifully. Parcheggio. E voilà. E questo è quanto. Questo funziona, non funziona. Che caspita, l'avevo comprato su Amazon. Era anche bello. Funzionava bene.
ma poi ha semplicemente smesso di funzionare. Ma poi ogni tanto funziona, va a capire. Qui ci sono tutti gli altri residents. Senti il motore come su di giri? Si sta riscaldando. Abbiamo fatto fino ad ora 53.000 km, intorno ai 54.000. Stato colpito per 2 settimane da un'influenza o ancora i residui della tosse. Devo comprare una bicicletta. Sono andato 3 settimane fa per vedere per una bicicletta, ma alla Decathlon, ma dai, ma con tutto il rispetto per la Decathlon, però insomma, devo andare da un'altra parte, ecco.